Abbiamo una sessione che definirei di natura tecnologica, almeno per confronto dei contenuti di questa relazione con altre relazioni. Abbiamo quattro relatori che facevano parte sin dalle origini del panel, a cui si sono aggiunti volontari due altri relatori, per cui prego i relatori di rimanere in un tempo dell'ordine di 10-12 minuti. Il primo relatore è il professor Curtis Lindquist, che ci parlerà del problema delle interconnessioni in Europa. Prego. It's very interesting to be introduced in a language you don't understand. I hope you said something nice. I work for Netnode that runs the exchange point in Sweden, and among other things, and I also serve on the EuroX board. EuroX is the association of all exchange points in Europe. And previous to this, I worked for one of the then largest telecoms in Europe, KPN Quest, where I was actually responsible for pairing and interconnects. So I've done some studies on the history of interconnects and pairing in Europe and what that can learn for us and what I think this had to do with the current European infrastructure. And basically, we can split the history of internet in Europe into three phases. The early academic days, where the internet first emerged, when it was primarily universities and national research networks that were connected. And this grew very slowly, and we might have had one connection per country. When interconnects then happened, this was mostly driven by the fact that more universities got internet, or because the first commercial corporations or the first commercial offerings occurred in Europe, and they needed to have some sort of interconnect between them. And in these days, the drivers between making this work was as simple as that it had to work, and there was no way for the internet to work unless these two entities, normally it was only two, the National Research Network and the old incumbent, who had to make this work. This later developed into when we have what I would like to call the first, the early commercial days, where we had the first commercial offerings, we had the first competition. This was in many countries driven by that funding shifted from being given to the universities, to the national research networks, and instead being given to the universities. So the universities could go out and buy commercial internet. And also by the first few large corporations in countries who wanted to go and buy internet access. At the same time, we started seeing the first steps occurring to peering as we know it today, or these interconnects, where we had more than one provider offering services per country, and these providers started using as a commercial tool to talk about how their interconnects worked and how well they were doing interconnects in Europe. That was also when the first early policies for interconnect developed, which is fundamentally what we still have today, which is that if I'm a larger provider that has to carry the traffic further, I charge someone to use my network. If I have less footprint or a smaller network and I want to exchange traffic with someone, we do not send money between each other as they do in the phone companies. Instead, if both parties benefit, then we just exchange traffic. And this is this mutual benefactor status comes from. This was the sort of the early commercial days, so now in the middle of the 90s, as I said, we started seeing the first use of this as a commercial differentiator in marketing campaigns, when people started saying that I have better connectivity inside one country than the others do, etc. And later we evolved to what we have today, where we have a hugely differentiated market scene where a lot of people are using peering or transit agreements as commercial differentiators or trying to do various marketing tools. So what was the driver in Europe that led to these interconnects being developed? And I'm going to come back to this because Europe is unique in many ways. Well, back in the early 90s, the fact was that 80% of all traffic was destined for the US. All the content, anything you could access on the internet, was in the US. There was very little content anywhere else.
We had things like Alta Vista and all this. It was all based in the US. And when I started working for carriers, this was a rule that we had to assume that all traffic went to the US. And this was fairly expensive because to carry the capacity from Europe to the US, this was all, we had to buy this from big US telcos that charged the Europeans quite a bit of money. Around this time of, you know, you were paying several hundreds of euros per megabit per second, and today we pay less than a euro per megabit per second, and we're only 15 to 20 years later. So the price erosion has been fantastic. But all the European networks also want to try and avoid to pay this money to the big telcos. So if I could save money by rather cooperating with my competitors, then I could save money by exchanging traffic and not give it to the large telcos, and I could reinvest that money into my own infrastructure instead. And this was a very big driver. And the other driver was that all these new emerging ISPs around Europe, they had a second common enemy, and that was normally the incumbent, the old PTT. And they, at that point in time, up until the late 90s, controlled all the infrastructure. And if you've been around long enough as me in this industry, you might remember something called half circuits, which is a absolutely silly commercial agreement where I can only buy capacity to the border, and then I have to buy capacity from the next carrier onwards on the border. You know, the cable doesn't stop at the border, but that was how the tariffs were being made. And to, again, to try and send as little money as you could to the incumbents to use these circuits, we set up exchange points around Europe and we started peering. This had two effects. One, today Europe is by far the most densely interconnected region in the world. We have 130, 140 exchange points in 28 countries, which is unique. The other effect is that this meant that access locally and nationwide is actually quite fast and is reliable and is secure. This led to the effect that content moved from the US over to Europe. And when I used to work for KPN Quest, or the carrier, we actually studied this. And I have graphs that shows how traffic over time went from first the US to stay in the same language regions. We especially saw this between Germany, Austria, and Switzerland that share the same language, to then be a single country. And I'm originally from Finland, and my favorite example is that if you look at these graphs, Finland from day one stands out. That very early on, 60-70% of the traffic stayed in Finland. Anyone care to guess why? Because the Finns are so poor at English, there was nothing they could access outside the country that made any sense to them. And the same you can see in other countries that has a very low understanding of English. Korea is very similar. And it's very interesting, you can see these patterns, and this local content could never have been developed if we didn't have this easy access to the content. And this helped build the infrastructure, it helped build this content platform to delivering this, and it has helped Europe a lot, and it has generated Europe is much further than many other parts of the world when it comes to this to traffic exchange, and also in developing content. So I think this trend continues today, though. I think that we are seeing more and more. Italy was very early on with having exchange points spread out in the country, in Milano, Torino, Rome, etc. Sweden does the same. We have 5 exchanges since 96. And only now we are starting to see countries like the UK and Germany copying what we did. Why? Well, my belief is that the current traffic volumes and the way we distribute content will not scale to do this in a centralized fashion. The internet of today doesn't scale if we want to do this from a single point or through the incumbent's top-down methodology, right? We have to push the content and the exchange of traffic out to the edge if we are to make this work. There's no way this will scale otherwise. And we have the Akamai's and Google's and Limelight's of the world pushing this content out to the regional exchange points. And the reason they do this is, again, to make this scale and make it cheaper to deliver this, just like we did back in 1995 with the big US telcos. I think this will go on further. We will have to push this content further and further out to the network as it becomes more advanced and more
and higher bandwidth. There are some interesting forces who are starting to work against this. The European incumbents is in forms of ETNO, as you might have heard of, heard talked about this yesterday. They are pushing this idea that the sending party pays. It's a little officially because they need money to invest in the infrastructure, which is of course nonsense because there's no money in content that could pay for any of this. I think that there is this analogy is that all the services we use on the internet today, from Google who started in a garage to Facebook to Twitter, how many of these services were developed by the telcos? None, right? Anyone know what was the last service a telco delivered that users actually used? Star hash, you know, on the phone. That was the last time an innovation was top-down on the internet. Well, that wasn't quite even the internet, it wasn't the telco. Everything else has been driven from the edge by the end user innovation, pushing it into the network. This wouldn't be possible to do if we had a regulated scheme controlled by the top-down approach as the telcos are trying to push onto us. I don't believe in that. I don't think it will work. I think that the European example of how the interconnects work, how the services developed, and how innovation developed on the internet is something we should be really proud of. And we should really go into, and we are seeing this with other regions of the world copying Europe in trying to build this exchange point. That's what's happening in Africa right now, for example, to do the same model as we did. And this will help them build the same services as we did. Yes, they are 15 years after us, but they are at least starting doing it. And if you look at this, what was the single largest factor that contributed to this? It was the deregulation of the market in the 1990s, when the telecom monopolies were broken up and we let everybody form their own business models and their own business plans. And I think that's my 10 minutes. Thank you. Perfect timing. La seconda relazione sarà tenuta da Roberto Borri del Centro di Supercalcolo del Piemonte, che ci parlerà di Open Spectrum, ma non solo di quello. Grazie, buongiorno a tutti. In effetti CSP sta ancora per Centro Supercalcolo Piemonte, un acronimo che ebbe successo all'epoca per cui ce lo siamo portati dietro. Ma ultimamente ci occupiamo di qualche cosa, se vogliamo, di sicuramente tanto diverso, forse anche qualcosa di più, nel senso che non è più semplicemente il compito fornire un asset di calcolo veloce agli istituti e alle imprese, ma ci occupiamo di trasferimento tecnologico, di innovazione e quindi siamo un laboratorio riconosciuto dal Ministero appunto come un organismo di ricerca. Non sprecherò altro tempo per descriverlo, sul sito ovviamente potete reperire tutte le informazioni. Quello che cercherò di dire in questi pochi minuti, perché poi sarà difficile contenersi, specialmente quando si va a parlare di architetture, e come è mia intenzione, analizzando alcuni aspetti critici, quindi spero anche di suscitare magari qualche reazione, positiva o negativa, le vedremo, sarà piacevole discuterne, cerca appunto di porre all'attenzione se il tipo di applicazioni che ci sono oggi hanno sostanzialmente una risposta attraverso l'offerta dei servizi che ci sono e se quei servizi possono o non possono essere ulteriormente ampliati proprio con l'uso di tecnologie diverse da quelle che ormai di consuetudine stiamo utilizzando. In particolare ovviamente parlo del wireless perché credo che sia ormai una questione comune il fatto che, specialmente l'ubiquità, questo avere sempre in tasca e portarsi dietro internet, come ormai dagli smartphone in poi è stata definita, si riesce ad avere questo approccio alla tecnologia costante. Infatti io credo che sostanzialmente possiamo cercare di riunire lo scenario applicativo sotto tre macro aree. Quella appunto di chi usa la rete così, come un asset aggiuntivo, essenzialmente di tipo comunicativo. Gli utenti che invece hanno un rapporto un po' più attivo con la rete stessa, perché poi pensano o vogliono anche mettere sulla rete dei propri servizi,
e poi infine dei servizi molto infrastrutturati che partecipano alla realizzazione di quella che si chiama l'Internet Society, quindi infrastrutture che scendono sul territorio e adeguano queste infrastrutture essenzialmente allo scopo per il quale si muovono sul territorio. Hanno una certa caratterizzazione, nel senso che i primi sono essenzialmente appunto di comunicazione, tant'è che vengono un po' associati appunto alla telefonia mobile. La caratteristica più importante sono queste, cioè l'estrema mobilità, pochi dati in genere in up e tanti in down, ma neanche tanti quando si parla poi essenzialmente di social network e cose di questo tipo, o comunque interazione di comunicazione. A questa prima categoria, se vediamo gli altri utenti, si aggiungono invece utenti che vogliono costruirsi dei siti, fare scambio informativo di qualsiasi tipo, paritario con tutta la rete, e aggiungere magari funzioni tipo conferenze, comunque funzioni che poi si ripercuotono anche su protocolli e sulla possibilità di diffondere in modo affidabile e omogeneo su tutta l'audience la comunicazione di cui si fa setup. Invece dal punto di vista infrastrutturale quello che si cerca è di non avere limitazioni di banda, guardare alla rete anche solo non come un discorso di esistenza, ma un discorso di esistenza qualitativa, quindi che permetta di fare delle cose più avanzate rispetto appunto a questo uso sufficientemente distaccato, e averla ovviamente dappertutto. Vi sono delle keyword che secondo me andrebbero perseguite per aumentare alcune per facilitare questi scambi. Innanzitutto il bitrate, a me sembra un'entità ormai talmente virtuale che tutti parlano di megabit e io puntualmente ho dei kilobit. Diciamo che non ho esagerato se dico questo al di fuori di alcuni contesti, forse un po' esagerato in ambito urbano, però io ho avuto tristi esperienze personali dove ad esempio un convegno come questo fatto in via Cernaia, quindi qua in pieno centro, avevo bisogno di 1,5 megabit in uplink e nessuna delle tecnologie disponibili, né la DSL wired dell'hotel, tantomeno l'UMTS che è fornitissimo in quella zona, e neanche un paventato LTE che alla richiesta non era ovviamente disponibile, è riuscito a darmi la risposta. Come ho fatto? Mi sono tirato una rete wireless dalla collina dove avevo uno switch che poi era in rete Topix e mi sono portato circa 10 megabit a piano strada di via Cernaia. Mi sembra che questo fatto in Torino città sia abbastanza devastante, nel senso che noi intervenivamo molto a fare cose di questo tipo, ma per collegare un ghiacciaio o una valle alpina. Farlo in via Cernaia dovrebbe da riflettere. Le infrastrutture secondo me necessitano di altri aspetti, nel senso che i backbone ritengo che, specialmente se si parla di wireless, debbano essere unitari, nel vero senso della parola, cioè sono risorse critiche, non così tanto come si direbbe della radiofrequenza, poi vedrò di aggiungere qualche cosa, però sostanzialmente è male che ognuno si rifaccia la sua. Credo che questo potrebbe sembrare un concetto banale, però mi sembra che in questa situazione di momento storico le banalità vengono associate al buon senso e tutto sommato forse sarebbero le uniche cose da seguire a discapito di tante altre pianificazioni estremamente puntuali. Sta di fatto che se frequentate dei siti trasmissivi vi mettete le mani nei capelli. Esiste di tutto e di più, particolarmente non censito e con dei parametri che di ingegneria né di telecomunicazioni ma neanche appunto di buonsenso lo ritrovereste nel posto. E ognuno ha la sua rete e tutti sono insoddisfatti, proprio perché ognuno avendo la sua non possono che farla in modo limitato ed estremamente parziale. Quindi io direi che sulle teorie di comunicazione ci sono oggi questi quattro aspetti. I telco, i WISP e quello che ne deriva dall'applicazione del protocollo 802.11, reti a banda stretta, molto interessanti ma per aspetti che non avremo tempo di trattare, e l'opzione satellitare. Brevemente su quest'ultima, la cosa più importante che ho da dirvi è solo questo, che il servizio attualmente si fa abbastanza flessibile e abbastanza semplice. Esiste questa soluzione CASAT, ad esempio di Eutelsat, ma ne esiste un'analoga di Astra, che fornisce non tanto come c'è scritto lì 18 e 6 megabit, ma diciamo 2/3 di quella banda l'abbiamo provata sperimentalmente, direttamente, e in effetti si ottiene. Problemi del satellite, li conoscete, sono i soliti, la distanza e quindi la latenza e il tempo, la meteorologia, che spesso può rendere inaffidabile la cosa. Diversamente per una rete wireless ad alte prestazioni sul territorio regionale,
si può pensare a reti di questo tipo. Questa è la nostra, direi che è quasi privata, nel senso che nonostante ne rendiamo uso pubblico e disponibile, essendo costruita per fare ricerca, pochi ci chiedono l'accesso, noi la usiamo molto per distribuire progetti sul territorio. Come vedete, una rete che è praticamente in grado di coprire l'intero Piemonte a costi veramente irrisori e con bande che oscillano da pochi megabit a anche 110-120 megabit, dove è applicabile il protocollo 802.11n. Tanto per rendersi chiari, sono dei trunk ad esempio estremamente lunghi. L'ultimo l'abbiamo attivato ieri, fa 82,4 km di singola tratta e riesce a fare già una dozzina di megabit, che per servire posti remoti credo che sia l'accoppiata vincente. Quando si parla di comunicazioni radio, tutti hanno un incubo, cioè il fatto che si va a dire in giro che non ci sono le frequenze. Questo vorrei smitizzarlo, spero appunto di sentire opinioni a proposito, perché è vero, però solo perché ci sono delle regole che attualmente non corrispondono più né allo stato di necessità e tantomeno alle possibilità. Infatti se uno lascia perdere le regole formali, cosa che magari è una questione di spirito e un po' di tendenza anarcoide, e si, busa, si basa invece si basa sulla sulla disponibilità fisica, scopre cose di questo tipo. Per fortuna c'è l'amico di Barcellona proprio, e questo è tratto da un documento, cioè sono informazioni analizzate a Barcellona sullo spettro da 960 MHz a 3 GHz, dove si dimostra, e la rappresentazione più utile per voi è quella in basso chiamato duty cycle, che periodicamente le frequenze quasi quasi non vengono usate, ovvero c'è un sacco di spazio libero. Chiaramente l'uso a radiofrequenza tiene in conto dei tre parametri, che sono la frequenza, il tempo e lo spazio. Quindi bisogna saperli combinare. Se li combini adeguatamente, è molto facile che tu abbia la risorsa necessaria per svolgere il tuo compito. E questo è il paradigma su cui ci stiamo muovendo. Mentre prima le frequenze vengono allocate non solo per assegnazione statica, ma anche per funzione, quindi tu hai n MHz per fare quello in un determinato posto, magari addirittura sul livello nazionale, e poi non ti muovi mai dalla provincia di Caltanissetta, quell'open spectrum dice sostanzialmente lo spettro c'è. L'unico requisito è non interferite e lavorate, cioè andate e moltiplicatevi, come si diceva una volta. Il cognitive radio è il necessario e se vogliamo quasi indispensabile però come tecnologia per fare questo, perché capirete che se da un punto di vista logico quello che ho detto è banale, da un punto di vista tecnico è estremamente difficile da farsi. Però nel merito si sta lavorando parecchio e ci si sta adeguando. Questo comunque è ad esempio una dimostrazione di come i famosi canali televisivi, se uno entra in una valle alpina ce ne sono 3 o 4, e quindi tutti gli altri sono liberi, per me sono liberi perché valuto l'entità fisica, ovviamente per chi ha le assegnate, se io le uso mi dà la multa e visto che è penale mi mette anche in galera. Però è per questo che sostanzialmente chiediamo che si riveda nel suo insieme l'impianto di assegnazione e gestione dello spettro radio, perché altrimenti continuiamo ad avere delle risorse inusate. Per usare queste risorse, torniamo alla tecnologia, si parla di software defined radio. La cosa bella è che queste tecnologie, che sembrano estremamente complesse, sono sì realisticamente complesse, ma sono quasi tutte trattate in modalità estremamente aperta, open source. E poi applicano delle regole. Ci sono due regole oggi che dovrebbero essere applicate per fare una trasmissione radio secondo paradigma open spectrum. La prima è quella di verificare sul database e con gli algoritmi opportuni se la zona in cui mi trovo è coperta da un altro segnale con cui io posso interferire. La seconda è quella di fare realmente, fisicamente, sul luogo dove sono, il cosiddetto sensing dello spettro, cioè guardo se c'è qualcuno. Non è così banale perché le tecniche di modulazione digitali sono sofisticatissime, per guardarle ci va un certo tempo e bisogna avere anche un certo tempo di reazione. Cioè io occupo per mandare il mio pacchetto ma dopo ascolto e se qualcun altro con priorità o diritto diverso occupa io non dovrei più farlo.
New Radio è quindi la piattaforma ideale per realizzare queste applicazioni. È veramente un open source e c'è una community vastissima che ci lavora sopra, che fa delle apparecchiature radio su circuiti da 500 euro che voi neanche vi sognate, tra questi anche robe molto simpatiche tipo GPS spoofing, che è molto utile per far vedere che io sto andando in questo momento in giro in vacanza nel mondo e invece sono qua seduto, cosa che usano ad esempio quelli che coi pescherecci nei periodi di ferma devono dimostrare di essere fermi, invece continuano a pescare, usano strumenti di questo tipo e di un costo veramente irrisorio. Un'altra cosa importante è comunque il catasto. Il catasto, anche lì uno pensa normale, e purtroppo non esiste. Noi abbiamo iniziato un progetto, questo l'abbiamo chiamato Mettere Rami, troviamo grandi difficoltà, però abbiamo una piccola commessa regionale che ha dato l'avvio a questo procedimento, è sicuramente la base per dare contributi all'altra funzione, quella del database, che comunque ti serve per capire nello spazio dove ti trovi che cosa c'è. Qua al seguito vi voglio dimostrare appunto l'impatto invece della scelta della frequenza. Vedrete in successione tre slide, questa è 2.4, la prossima è 868 mi sembra, l'altra è 170-180 MHz e vedete come variano le coperture. È una legge della fisica, non l'ho inventata io, quindi non me ne vanto, non ho messo il copyright, però sostanzialmente capiate che il primo vale circa 300 metri di raggio, il secondo vale circa 900 e questo vale più di 3 km. Quindi anche questo è importante. Ora, quelle altre frequenze, le frequenze più basse, non sono tipicamente oggi assegnate per usi telematici e questo potrebbe essere una cosa interessante. Sappiate che in Francia hanno iniziato un esperimento interessante chiamato Super Wi-Fi, dove un collegamento Wi-Fi si realizza su frequenze di questo tipo, presumibilmente lì sì, liberate grazie alla digitalizzazione del sistema televisivo, e che permette di fare collegamenti telematici a 160 km di distanza. L'orografia pesa ovviamente, perché la radiofrequenza è una bella cosa, perché ha le sue regole e sono dipendenti dalla fisica, e quindi non c'è nessuno che può rompere le scatole a dire che non sono vere. E quindi se uno va in fondo alle montagne è anche questo bel asset, che le montagne schermano, e quindi io in ogni valle ad esempio potrei riusare le stesse frequenze, cosa che qua invece sembra una metafora assolutamente insopportabile. Noi sulla base di questo abbiamo realizzato il nostro primo esperimento dimostrando come segnale propaga 5 GHz, sulla parte bassa dove c'è scritto Benot c'era il trasmettitore, quella lì è la valle che va da Ausselio verso valle, come vedete quelli sono i livelli dei segnali, quindi praticamente un segnale ottimo non c'era se non in quella parte bassa, forse si vede male nel percorso, o forse neanche, però diciamo il servizio era affidabile dove vedete il giallo, quindi uno spazio estremamente ridotto, 5 GHz non penetra i muri, non penetra neanche le foglie, e quindi immaginate da un mezzo mobile quale fosse il risultato. Portandolo a 763 MHz questo è stato il risultato, cioè una macchina con l'antennino a 763 che si muoveva aveva praticamente il collegamento in continuo Wi-Fi a 763. L'abbiamo fatto utilizzando un canale 57 della TV, non vi racconto l'iter per poter essere autorizzati a farlo, che però è stato formale e compiuto, quindi una volta tanto non ho fatto il pirata. È già tanto, sì, è stato veramente un'opera d'arte. Comunque è la cosa bella che questo canale 57, sapete chi ha segnato? A Rete Capri, che ovviamente a Ausselio è molto vicino sia da un punto di vista filosofico che da un punto di vista funzionale. Quindi trarrei queste conclusioni. A mio avviso, e non posso che dire così, la larga banda non è l'unico requisito, quello che conta anche molto la qualità e l'ubiquità dei servizi. Quale può essere la banda necessaria per dire che si può fare più o meno quasi tutto quello che si vuole su internet? A mio avviso dai 6 ai 10 megabit. C'è chi continua a sparare 20, 40, 60, non ho ancora capito perché. Io su questa valutazione mi baso sulle necessità della multimedialità che mediamente si riconducono ai codec. Quando ho codec ad alte prestazioni, se migliorassero e portassero a fare video 3D a 10 kilobit, per me quella sarebbe la banda sufficiente. Purtroppo oggi
pesano e credo anche nel futuro peseranno, perché fare codifica comunque non è una cosa facile, però a casa con un 10 megabit garantito e bidirezionale lo ritengo assolutamente che potrebbe soddisfare ogni problema. Secondo aspetto, ciò che si è notato nella diffusione di queste infrastrutture è che si sono evolute così rapidamente e hanno coperto il famoso buco del digital divide solo perché esistono le cosiddette frequenze ISM, cioè le frequenze non concessionate, quelle gratuite, quelle di 2 giga e 4, quelle di 5 giga e altre. La mia speranza è che ne rilascino altre, come ad esempio è già fatto in certi paesi, in particolare i 900 MHz, proprio per il criterio che avete appena visto: abbasso la frequenza, allungo la distanza e la penetrazione dei corpi. Alla fine, gli aspetti sullo spettro. Le assegnazioni statiche devastano l'utilizzabilità, l'abbiamo visto nella tabella di Barcellona. Avremo bisogno di almeno altri spezzoni, se non altro in fase transitoria, gestiti come fossero ISM, per provare davvero a fare l'open spectrum e la cognitive radio. Cioè degli spazi che comunque non vengano garantiti, quindi chi li usa non si può arrabbiare e chiedere danni a nessuno, che però siano diversi, in modo che i primi strumenti software defined radio possano saltare dall'uno all'altro per dare un risultato. È l'ultimo. Quindi, infine, ci sono le cosiddette bande strette che invece servono molto in un'applicazione specifica, quella dell'acquisizione di dati da sensoristica. E anche su questo livello sarebbe il caso che il regolatore incominciasse a pensare all'uso di qualche frequenza di questo tipo dedicata e rilasciata almeno su scala regionale. Scusa Roberto se ti ho interrotto, ma dobbiamo fare una prima passata relativamente rapida. Dunque, terza relazione. Davide Vega, nato in Italia, parla ancora un po' di italiano, però è praticamente spagnolo e arriva dal Politecnico di Catalogna. Ebbene, ho fatto un sondaggio prima su in quanto lui preferiva parlare in inglese e altri preferivano che parlasse in italiano, ha prevalso l'inglese e quindi, come preferisce lui, è autorizzato a parlare in inglese. Beh no, posso provarci, non c'è problema. L'unico, dovete scusare il mio italiano perché è tanto dimenticato, fa 20 anni che vivo in Spagna, e beh quasi no, non ce l'ho. Penso lo farò in italiano poi dopo. Sulle slide torno dopo. Vorrei cominciare con una frase che ho sentito questa mattina tante volte e ce n'è tanta gente che ha detto: il servizio di collegamento su internet è un servizio universale o almeno un servizio fondamentale delle persone. Questo forse è vero in qualche posto del mondo, è vero in tanti posti infatti, ma non è vero in tutto il mondo. Ce ne sono tanti motivi per questo non succede così, ma uno è colpa nostra diretta, è l'infrastruttura che stiamo utilizzando per collegarci su internet. Vi metterò due differenti esempi che ne abbiamo troppo vicino a noi. Il primo è quello della TV e la radio, che è una rete totalmente non pianificata, che cresce di forma organica. Le amministrazioni, i comuni e lo Stato ha fatto un sforzo per mettere torri di telecomunicazioni nei posti che stanno inviando, inviando qualche tipo di segnale ai usuari e questi usuari sono capaci di prenderli in casa sua. Cosa deve fare un cittadino per prendere questa segnale? Beh, semplice, va sul suo tetto di casa, mette un'antenna, questa antenna riceve la segnale, compra una TV, 50, 100 euro a troppo e ne ho la TV a casa e posso vedere la TV. Facile. Eppure non è tanto costoso. Infatti un studio in Spagna dice che il cittadino mezzo in Spagna ne ha 4 TV a casa. Una in cucina, una in camera, un'altra camera, un salotto. Se ci pensate non ne usa tanto sicuro. Ma com'è tanto facile, la tecnologia è diventata qualcosa comune per tutti. È diventato un servizio universale. Questo succede con la TV, succede con la radio, succede con tante cose. Adesso passiamo a un altro servizio che dovrebbe essere più qualità perché è un servizio pianificato, il servizio di internet, il servizio di telefonia. Ce ne sono degli operatori di rete
che fanno tutta una pianificazione dove devono mettere i suoi router, dove devono mettere le sue stazioni di comunicazioni, cosa devono fare perché tu hai la massima qualità a casa tua. Vabbè, questi operatori di rete in quasi tutti i paesi del mondo sono operatori di rete private e come qualunque azienda privata il suo obiettivo è prendere soldi, il suo obiettivo è fare soldi alla fine dell'anno. La sua preoccupazione non è che tu ne hai internet in casa tua, il suo obiettivo è prendere questi soldi. Allora se questo obiettivo è qui e tu vivi non in una città di Torino, se non a 100 km di Torino, e nessuno nel tuo paesetto ne ha internet, e tu vuoi internet e chiami questo operatore di rete. Questo operatore di rete quello prima che fa è fare i numeri. Se darti a te internet, ti fa pagare 50 euro, no, non so quanto si paga in Italia, 50 euro a mese, un metro di fibra ottica in città costa 3.000 euro. È chiaro che questo operatore di rete non ti darà a tu questo servizio. Pertanto questo servizio dovrebbe essere universale, comincia a non esserlo. Ce ne sono alternative? Eh sì, ce ne sono alternative. Si può ridurre questo costo, e questo costo si può ridurre tanto facile come hanno fatto la televisione e la radio, usando il wireless. Il wireless non è tanto costoso, infatti l'idea è la stessa. Metto un'antenna, mi collego con quello di là, e così hanno cominciato a crescere in Spagna, in Grecia, Belgica, Roma, Torino, per tutto il mondo un concetto che si chiama la Wireless Community Network. E cos'è la Wireless Community Network? Beh, in principio è una rete che, vi metto una slide che sarà più o meno spiegativa, è una rete cooperativa in internet, è una rete che il suo obiettivo è diffondere internet ai posti dove non ci arriva normalmente, è una rete che pertanto è scalabile e auto-organizzata perché sono i propri cittadini che stanno costruendo questa rete, che stanno mettendo l'sforzo per fare questa rete con gli altri. Pertanto è una rete fatta dai cittadini per i cittadini. L'unico che devi fare è andare sul tuo tetto, mettere una radio, collegarti con quello vicino e sei parte della rete. In Catalunya noi ce ne abbiamo un esempio di rete, forse la rete più grande wireless community del mondo, che ne ha circa di 17.000 nodi, 35.000 chilometri quadrati, questo è un 120% di Piemonte, per farvi una idea. E sta funzionando, la gente si collega e non ha problemi. Questo è un esempio, per esempio, di uno di questi nodi. Come vedete, soltanto ce n'è, se mi lasciate penso si può vedere così, un po' meglio. Questo è un dispositivo wireless che è collegato su una torre e collegato su un altro. Qua ce ne sono due o tre persone. L'unico che devi comprare due o tre antenne, parlare con quello che ce n'hai vicino e mettere la tua rete là. Questo, ancora meglio, questa fondazione, la fondazione wireless, come è possibile che fa questo? L'idea è che loro ci sono iscritti in Spagna come operatore di rete. Loro non danno servizio, perché il servizio è gratuito, ma hanno il diritto di fare peering del servizio degli altri. Le imprese, le aziende stanno cominciando a usare questa rete per loro stesso. Una impresa paga al suo operatore di rete e tu che sei collegato a 3-4 km hai la potestà di andare fino a quell'operatore perché Giphy, che è la community network che ce ne abbiamo là, è capace di fare peering fino a quello posto. Ancora peggio, questo è un esempio di che come sono operatori di rete stanno cominciando a mettere fibra dappertutto in Spagna. No? Voglio dire che il sistema realmente sta funzionando. Questo è il mapa di copertura che ce ne abbiamo in Catalunya, questo quadro è il centro Catalunya. Come vedete la crescita è organica, voglio dire che segue un po' la demografia del paese. In Barcellona, che è la città, ne ha 3 milioni di abitanti in città e dove ce n'è più posti di rete, e questi sono solo quelli che vanno punta a punta. Non stiamo contando quelli che sono mesh, perché la mesh ti permette fare questo di una forma tanto più espansiva di quello che ti permette il punta a punta, perché il punta a punta devi avere una linea di visione diretta, non sempre è possibile, è un po' più difficile di fare. No? Questa è un'ampliazione del sud di Spagna, che anche sta arrivando fino là,
E beh, queste sono qualche tool che ce ne abbiamo, che stanno monitorizzando la rete. Noi ce ne abbiamo una fondazione, la fondazione Giphinet. Il suo obiettivo è semplicemente monitorizzare e fare promozione di questa rete a tutti i paesi. Beh, tutti i paesi, tutti i cittadini che ce ne sono allora. Allora, loro non ti fanno pagare per l'uso della rete, tu solo vai e stai là. So, alla fine, qual è il risultato? Il risultato è che abbiamo una rete che è best effort, non ha una qualità di servizio tanto grande. Dicono che non è sicura, ma è più sicura che una rete normale per un operatore, perché il content che tu ne hai nella rete ce l'ha quello vicino che ce n'hai. Voglio dire, tu sai dove va il tuo content. Immaginate che potete mettere anche altri tipi di applicazioni che normalmente sono in servitori, prima hanno detto in Stati Uniti, possono arrivare qua in Italia. Per esempio, parliamo del Dropbox. Si può fare un Dropbox distribuito in qualche maniera e ce l'abbiamo i propri cittadini. So, alla fine il controllo della rete è sui cittadini. Questa mattina ha parlato tanta gente sulla libertà di espressione in internet, la libertà di avere il tuo proprio contenuto. Perché non la libertà di avere la tua propria infrastruttura? So, alla fine la questione è, usiamo la rete o siamo la rete? Grazie. Qui si stanno intrecciando molti commenti già anche a livello di questo tavolo e immagino tra i presenti, però tenterei di fare prima una rapida passata. Quindi il quarto relatore è Marco Sommani che ci parlerà di IPv6. Possiamo correggere il peccato originale della rete? Eccomi qua. Allora, questo è già il quarto IGF in cui parliamo di IPv6, ne abbiamo parlato a Cagliari, a Roma e poi a Trento l'anno scorso. E nei tre eventi passati mi sono trovato a parlare IPv6 soltanto a gente che sapeva già tutto di IPv6, quindi in pratica erano state delle sessioni del tutto inutili. Ora io mi auguro questa volta almeno di poter parlare a qualcuno che si sente dire qualcosa di nuovo. Allora, tanto per cominciare, qual è il problema che dobbiamo affrontare? Il problema è quello dell'esaurimento degli indirizzi IPv4, cioè degli indirizzi che Internet ha utilizzato dal 1982 e che continua a usare ancora oggi. Allora, per capire qual è, si sente parlare di esaurimento, però poi intanto Internet funziona sempre e quindi è un po' difficile capire a quale punto del problema siamo arrivati. Allora, intanto qui nella mappa vediamo la divisione del mondo in cinque. I cinque colori corrispondono ai cinque Regional Internet Registries, che sono quelle organizzazioni che ricevevano gli indirizzi IPv4 da IANA, dall'Internet Assigned Number Authority, che era l'autorità centrale di Internet che distribuiva gli indirizzi e che poi a loro volta li distribuivano ai registries più piccoli della loro zona, chiamati Local Internet Registries, e che di solito corrispondono agli Internet Service Provider. Allora, un primo grande evento è stato quello, l'esaurimento del 3 febbraio 2011, data in cui IANA ha esaurito il suo pool, quindi dal 3 febbraio 2011, quando i Regional Internet Registries arrivano a corto di indirizzi, non hanno più la possibilità di chiedergli a IANA. Oh, la seconda soglia importante avviene quando un Regional Internet Registry, avendo anche lui raggiunto un livello basso nel suo pool di indirizzi disponibili, deve entrare nel regime di distribuzione limitata. Questo regime di distribuzione limitata entra in funzione quando il pool di indirizzi rimanenti è arrivato a 16 milioni, 2 alla 24. Allora, nel regime di distribuzione limitata, un LIR al massimo può chiedere al suo Regional Internet Registry 1024 indirizzi IPv4 e solo se il nostro LIR ha anche attivato IPv6. Ora, quindi, chi entra in questo regime di distribuzione limitata chiaramente comincia a toccare il problema con mano.
I primi a toccare il problema con mano sono stati quelli dell'Asia e Pacifico, che ci sono arrivati il 19 aprile del 2011, e immediatamente dopo è toccato a noi, noi della regione Ripen CC, che abbiamo esaurito il pool del RIL, cioè no, siamo entrati nel regime di distribuzione limitata il 14 settembre di quest'anno. Allora, nessuno di noi nota niente di particolare, internet continua a funzionare, però è chiaro che a questo punto per i LIR i problemi, i nodi vengono al pettine. Un nuovo LIR potrà pretendere al massimo 1024 indirizzi IP, uno già esistente che abbia bisogno di un nuovo rifornimento riceve i suoi 1024 e poi chiuso non ne potrà chiedere più. I primi che stanno toccando con mano il problema sono gli operatori mobili, i quali devono dare un indirizzo IPv4 pubblico ad ogni terminale. E come ben potete immaginare, da quando sono entrati in circolazione gli smartphone, il bisogno quindi di indirizzi IPv4 pubblici è cresciuto veramente tanto. Per il momento, allora, la soluzione pulita è disponibile già da tempo ed è l'IPv6, ciò di cui vado a parlare adesso, e comunque ci sono forti resistenze a adottarlo, motivate in parte dall'ignoranza, in parte dalla pigrizia, in parte dall'abitudine a fare piani a brevissimo termine, no? Un operatore, dovendo prendere le sue decisioni, fa solo quelle iniziative che possono portare un ritorno finanziario a brevissimo termine, e quindi il lavoro necessario per riorganizzarsi per avere l'IPv6 viene sempre ulteriormente rimandato. Tenete ben presente che nella maggior parte dei casi si tratta solo di un lavoro di riorganizzazione, perché non si tratta né di stendere nuovi cavi né di comprare nuovi apparati, ma basterebbe studiare e mettersi a lavorare che il problema sarebbe facilmente superabile. Quello che stanno facendo per ora invece gli operatori mobili è quello di ridurre i tempi di validità degli indirizzi IPv4 che assegnano ai terminali. Dopo un pochino che uno non naviga col suo cellulare, molto probabilmente il suo indirizzo IPv4 viene assegnato ad un altro, e in questo modo riescono a sopravvivere pur disponendo di un pool limitato. Però è chiaro che sì, stringiamoci, ma un giorno questo giochino non potrà più continuare, e quindi sarebbe bene prendere iniziative subito. Torno a ripetere che qui si tratta soltanto di mettersi a lavorare, non di fare cambiamenti rivoluzionari, non si tratta di cambiamenti che mettono in crisi ciò che è preesistente. IPv4 e IPv6 coesistono tranquillamente, senza disturbarsi, quindi l'attivazione di IPv6 non richiede uno switch off di IPv4. Le due cose possono tranquillamente procedere in parallelo, e quindi la strategia che tutti dovrebbero seguire è quella di mettere IPv6 in parallelo a IPv4. Allora, domanda: ma questo famoso IPv6 esiste o non esiste? E allora vi faccio vedere questi due grafici che sono presi sull'accesso internet del CNR di Pisa. Al CNR di Pisa lavorano circa 2.000 persone, e IPv6 l'abbiamo usato in maniera sperimentale dal 2002. Comunque nel febbraio del 2010 abbiamo preso la decisione storica di annunciare IPv6 su tutte le LAN dell'area della ricerca CNR. Per come funziona IPv6, tutti gli apparati non eccessivamente vecchi, quindi tutti i computer, smartphone, eccetera, automaticamente capiscono che è disponibile la connettività IPv6, e se una certa destinazione è raggiungibile in IPv6, automaticamente la raggiungono in IPv6, continuando a raggiungere in IPv4 tutte le altre destinazioni. Quindi ho potuto fare questa operazione semplicemente lavorando sui router, non ho detto niente ai miei colleghi, e loro hanno continuato
a lavorare raggiungendo qualche volta le destinazioni in IPv6, altre volte in IPv4. Ora, quindi, qui questo grafico comincia nell'agosto 2011, finisce a ottobre 2012, sono 50 mesi. Come vedete, allora, la riga di sopra è il traffico IPv4, quella di sotto è il traffico IPv6. Come vedete, il traffico IPv4 in tutto questo periodo è rimasto quasi costante, quello IPv6 invece è decisamente cresciuto. Le scale sono ben diverse, qui arriviamo a 120 mega, qui arriviamo a 8 scarsi, comunque la crescita evidentemente c'è. I valori di queste righe sono i bit al secondo medi durante un giorno, quindi se io qui arrivo a 4, al valore 4, vuol dire che in quel giorno in media ho avuto 4 megabit al secondo e quindi in totale sono transitati 4 megabit moltiplicato 86.400, il che vuol dire circa 320 giga bit, poi per sapere i byte dobbiamo dividere per 8. Allora, quindi cosa vuol dire questa crescita? Vuol dire che nel mondo IPv6 sta crescendo, che ci sono sempre nuove e nuove destinazioni raggiungibili in IPv6. Noi non abbiamo cambiato nulla, quindi vuol dire che il resto del mondo che è cambiato, e quindi questo conferma che IPv6 sta crescendo. Comunque non sta crescendo in maniera simile in tutti i paesi. Qui abbiamo delle statistiche che vengono fatte da APNIC, cioè dal Regional Internet Registry dell'Asia e Pacifico. Se poi vorrete, se avrò modo di replicare, posso anche raccontarvi come vengono prese. Comunque, la cosa interessante è che viene fatto il confronto fra il numero per ogni nazione, numero di utenti IPv6 e numero di utenti internet. In testa alla classifica, stranamente, abbiamo la Romania. E ce l'abbiamo per un motivo molto semplice, è che in Romania uno dei più grossi internet service provider sta dando IPv6 a tutti. La Cina si trova al 13° posto, comunque in valore assoluto è quella che sta più avanti di tutti, diciamo bella forza, c'ha 134 milioni di utenti IPv6, l'Italia si trova al 41° posto e non si smuove, non si schioda da lì. Allora, cosa ci abbiamo noi di tanto peggio rispetto agli altri? Allora, uno potrebbe scaricare la colpa sui provider, punto e basta. È chiaro, se il provider non mi porta IPv6 a casa, io che cosa ci posso fare? Questa è una spiegazione plausibile, però al tempo stesso, come abbiamo detto, il provider lavora con piani a brevissimo termine e quindi ci darà IPv6 quando glielo chiederemo. Quindi possiamo anche dire che la colpa è nostra perché non lo chiediamo. Quindi com'è che dovremmo comportarci? Tanto per cominciare vi faccio l'esempio qui di questo IGF Forum. Abbiamo una rete wireless che funziona benissimo, però abbiamo solo IPv4, non abbiamo IPv6. Questo non per incapacità di chi ha messo in piedi questa rete, perché io le persone le conosco e so che conoscono IPv6 quanto me, forse anche meglio, però hanno pensato che per noi non fosse necessario. È chiaro che se nessuno di noi protesta, confermeremo la validità di questa scelta. Allora comincio a protestare io. Io stamattina dovevo collegarmi con un computer di casa mia che ha l'indirizzo pubblico IPv6, ma non può essere raggiunto IPv4 perché sta dietro un NAT e non ci sono potuto andare. Poi ci sono andato lo stesso perché mi sono prima collegato con un computer del mio ufficio e poi da lì sono andato a casa mia. Però ho dovuto fare un rigiro, perché mai? Se qui c'era IPv6 ci andavo direttamente. Quindi, tutto sommato, non fornendoci IPv6, chi ci dà il servizio ci leva delle possibilità e quindi abbiamo tutto il diritto a protestare. Allo stesso modo, quando uno ci rompe le scatole all'ora di cena proponendoci un nuovo collegamento a DSL, invece di mandarlo semplicemente a quel paese, possiamo molto più educatamente dirgli: ho bisogno di IPv6, ne riparleremo quando ce l'avrete. poi,
O comunque sia, andando più sul concreto, non è vero che nessun operatore in Italia fornisce IPv6. Io ne conosco almeno uno che dà IPv6 su ADSL su tutto il territorio nazionale. Non vi dico il nome perché se per caso invece di essere uno fossero due, il secondo si arrabbierebbe, però vi dico che se voi andate su Google e scrivete IPv6 ADSL Italia, fra i primi 10 c'è questo qui che sto dicendo. Fra i primi 10 ci trovate anche Telecom Italia, che ha un servizio sperimentale di IPv6 su ADSL, ma non conosco nessuno che l'abbia mai usato. Lì quella pagina suggerisce di mandare una mail ad un indirizzo della Rai Stromoli e poi qualcuno dovrebbe rispondere, pare che qualcuno l'abbia provato, non so, io non l'ho mai provato, quindi non scaglio fango su Telecom Italia. Comunque, diciamo, a parte Telecom Italia sperimentale, esistono operatori che lo danno davvero. Quindi, se abbiamo un po' di senso, se ci interessa il futuro di Internet, cominciamo a sceglierci i fornitori che ci danno IPv6 e gli altri cominceranno a capire che stanno perdendo clienti e magari si muoveranno. Allo stesso modo, se avete bisogno di uno che vi faccia hosting di un sito web, scegliete uno che faccia hosting e che abbia anche IPv6, che ne esistono anche qui, anche in Italia, e anche da vari anni. Se proprio vi piacciono quelli che ci sono in Italia, andateveli a sceglierli all'estero, però evitiamo di farci fare hosting da chi ha solo IPv4. Parliamo delle imprese. Nelle imprese il problema è del tutto diverso, perché le imprese sono riusciti, dopo molti dolori e fatiche, a mettersi in piedi una rete che finalmente funziona e hanno un terrore folle di spostare anche un solo mattoncino e quindi tendono a rinviare. Molto spesso in molte imprese ci sono i tecnici che avrebbero voglia di provare, ma hanno il terrore del management, hanno il terrore di essere bacchettati non appena cominciano a fare qualcosa. Quindi anche qui si tratta di fare arrivare un messaggio rassicurante alle imprese perché qualcosa si comincia a muovere. E d'altra parte, proprio nelle imprese non è banale il passaggio a IPv6 perché comporta un lungo ripensamento di tutte le procedure di sicurezza. E vi dico giusto, per fare un esempio, un motivo: in IPv4 noi siamo abituati che ogni computer ha un solo indirizzo IP e quindi noi mettiamo le nostre regole sui firewall dicendo questo indirizzo IP può fare questo e non può fare quest'altro. In IPv6 ogni macchina può avere tanti indirizzi IPv6 e non solo, anche variabili nel tempo. Quindi il metodo tradizionale non va più bene. Ci sono nuovi metodi a affrontare il problema, però non è che sono risolvibili con la bacchetta magica, bisogna che nelle imprese il problema venga studiato. Quindi, va bene, il problema è aperto, e più di questo non so cosa dire, e quindi vi ringrazio. Allora, proseguiamo con due interventi nuovi. Luca Cicchelli di Topics. Per quelli non torinesi ricordo che Topics è il consorzio che fornisce tante risorse di calcolo e tantissime risorse di comunicazione, tantissima banda a tutto il territorio. Prego. Si sente, sì. In realtà io volevo fare, allora, tralasciando gli aspetti tecnici che sono stati molto ben definiti prima, volevo approfittare della presenza di Curtis Lindquist come presidente di EuroEX, in quanto Topics, assieme a Mix, che è anche qui presente, fa parte di EuroEX, ribadire quanto è già stato detto ieri nell'ambito dell'Unconference, in un'atmosfera un po' più animata di oggi per la presenza anche di Telecom, adesso non vedo nessuno di Telecom qua dentro, comunicare, appunto ribadire, quello che è il posizionamento che il comitato esecutivo di EuroEX, considerata anche l'importanza descritta da lui prima dei punti di interscambio per il bene di Internet e per la crescita di Internet così come adesso in Europa, ha sentito l'opportunità di esprimere un posizionamento che ha comunicato ai propri soci, ai propri membri, quindi appunto qua in Italia presenti Mix e Topics, ma ce ne sono anche altri.
tra cui Namex a Roma, di far presente che appunto il posizionamento è di fatto in linea con quanto espresso da ISOC, dell'Associazione Europea degli Internet Exchange, degli Internet Service Provider, scusate, cioè di non regolamentare l'interconnessione internet per i motivi che sono già stati detti e descritti bene stamattina, soprattutto nell'intervento del professor Odenino, che ha chiarificato molto bene in maniera molto pratica il motivo per cui la quality of service, per esempio, non va bene, perché il principio che chi manda il contenuto debba pagare altrettanto non va bene. Quindi noi ci stiamo già attivati per, appunto, per far intraprendere questa azione. Abbiamo iniziato a tradurre per esempio il comunicato di EuroEX, quindi cercheremo di fare delle iniziative con i nostri afferenti, consorziati, chiamiamoli come vogliamo, per far sì che, appunto, questo principio venga il più possibile condiviso, e quindi, avendo una base di condivisione così larga, assieme ad altre iniziative che sono state anche citate questa mattina, vedersi le lettere aperte di personaggi ben più importanti di noi, però in ambito tecnico crediamo che comunque si possa comunque fare un'azione simile, quindi allargare il numero di coloro che faranno pressioni nei confronti delle nostre autorità nazionali che saranno presenti in occasione della revisione del trattato ITU. Ho finito il mio intervento. Su questo aspetto non si era soffermato e mi ha chiesto un altro mini intervento. Sì, una domanda che forse vi siete posti un po' tutti è quale può essere il ruolo dei governi nel favorire questa adozione di PV6. Ora, è vero che Internet è sempre cresciuta ed evoluta senza l'intervento dei governi, i governi tendono a fare più danni che altro, però chiediamoci cos'è che potrebbero fare in questo specifico ambito. Fra l'altro in vari altri paesi i governi hanno fatto dei piani per spingere il loro paese all'adozione di PV6. Ora, diciamo che anche volendosi restringere ad un programma minimale, il governo ha la responsabilità di ciò che avviene nella pubblica amministrazione, quindi almeno quello è una cosa di sua competenza e non è poco, visto che la pubblica amministrazione è fra i maggiori utilizzatori della rete. Ora, mentre abbiamo altri paesi, anche gli Stati Uniti, in cui da molti anni c'è la richiesta di includere l'IPv6 in tutte le gare pubbliche per apparecchiature di rete, c'è l'obbligo di mettere la richiesta di IPv6 fra le capabilities delle apparecchiature acquistate, il governo italiano, almeno fino a questo momento, si è comportato in maniera opposta. Tanto per cominciare, ha creato il sistema pubblico di connettività, la rete che interconnette le pubbliche amministrazioni, che è strettamente solo IPv4, ed è stata pianificata verso il 2006, quando ormai già ben si sapeva che IPv4 era agli sgoccioli e che IPv6 era alle porte. Il nostro governo può anche permettersi il lusso di non fare raccomandazioni per le gare, perché dice tanto c'ho il CONSIP fa lui le gare per le pubbliche amministrazioni, però al CONSIP nessuno ha mai detto guardate che sulle apparati di rete bisogna che ci sia IPv6, e così sul CONSIP continuiamo a trovare roba vecchia che magari IPv6 non ce l'ha. È chiaro che col tempo si aggiusterà tutto, perché fortunatamente, essendo un paese piccolo, poi se la tecnologia evolve grazie all'intervento dei governi un po' più saggi del nostro, poi i benefici prima o poi arriveranno anche da noi. Però in effetti, se ci fossero gli spazi per sensibilizzare un pochino di più i nostri governi all'aspetto IPv6, probabilmente non sarebbe male.
Grazie. Dunque, l'ultimo intervento, Remo Tabanelli, un progetto di rete autogestita, punto interrogativo. Grazie Raffaele. Dunque, mi chiamo Remo Tabanelli e sono membro di Internet Society, anzi faccio parte del board. Volevo dire due cose molto veloci, proprio quasi come se fosse un comunicato stampa, nel senso che non voglio sottrarre tempo alla discussione, alla domanda e agli interventi che secondo me sono stati molto interessanti, in particolare quello sull'Open Spectrum e quello di, insomma, che ha parlato di Wi-Fi, che è una delle esperienze nell'ambito wireless, secondo me, la più significativa, credo io, in ambito europeo. Quello che volevo dire è che sostanzialmente, proprio sull'onda delle cose che hanno detto loro, io ho cercato assieme ad altri di promuovere un'iniziativa che si chiama NoiNet, sottotitolo La rete siamo noi, un po' presuntuosa ma comunque indicativa dello spirito. Questa iniziativa sostanzialmente ha come obiettivo quello di produrre una rete autogestita basata su alcune delle tecnologie che sono state illustrate, comprese alcune sperimentazioni che abbiamo cercato di fare anche in ambito Open Spectrum. Una cosa che non è stata detta, anche se incidentale, è che è disponibile anche l'hardware in modalità open, che consente di fare la sperimentazione assieme al software GNU Radio. Stavo dicendo, appunto, questa iniziativa tende ad associare i cittadini in forma associativa e a farli diventare dei self provider. Da questo punto di vista, siccome l'iniziativa è stata discussa all'interno di gruppi di lavoro già da un anno e mezzo e passa, lo stato dell'arte attualmente è il seguente: ci sono alcune migliaia, attorno a 2000 spiccioli, di persone sparse in Italia che stanno, diciamo così, partecipando all'iniziativa. Alcune però sono particolarmente concentrate in alcune aree e ovviamente, siccome ci sono dei gruppi di lavoro più attivi, fondamentalmente alla fine si è deciso di partire in alcune aree molto piccole, anche perché l'esperienza intende essere basata su delle nuvole mesh autonome, anche se poi connesse dalla stessa politica, dallo stesso progetto. Le prime esperienze sono partite adesso, stiamo mettendo sulla prima parte di infrastruttura su alcune zone di Roma e a Cerveteri e la Dispoli, pur restando, e anche a Firenze, a dir la verità, scusate, se no poi i fiorentini si arrabbiano. Dicevo, l'idea di base è quella di trasformare i cittadini in protagonisti, ma anche provider di se stessi, quindi con la capacità di acquisire e comprare la banda e i mezzi di ricezione e trasmissione, ma anche di gestire per l'appunto l'espansione, la manutenzione e la gestione della rete. A questo scopo abbiamo cercato di dare anche una struttura semi-organizzata a tutto lo sforzo, nel senso che in qualche modo esiste una struttura tecnica di riferimento, diciamo così, che in qualche modo il compito di garantire l'interoperabilità, garantire, ovviamente sempre al meglio possibile, garantire l'interoperabilità, garantire un certo tipo di uniformità delle politiche di peering e di routing, contribuire, diciamo così, a definire le scelte specifiche sul software libero che viene utilizzato per fare
queste cose e quindi, diciamo così, a facilitare anche la crescita e la formazione di ulteriori capacità all'interno della comunità dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tecnologico. Ecco, questo è quello che volevo dire in maniera molto semplice. Chiaramente siamo molto più indietro dei nostri amici catalani, ai quali ovviamente vanno tutti i miei complimenti e tutti i miei auguri. Grazie. Kurtik Lizwitz has been recalled by Cicchetti, and then there is a close connection between your points and those discussed by Vega. So I of course don't quite know what Luca said about me, so but I agree with everything he said. I guess we'll take questions afterwards in case anyone had any about the now I just want to say one thing about what Luca said about the Wikit and what's happening with the ITU and what triggered Eurex to do this, which I didn't say, is that hopefully we all agree that what is being proposed and what's happening by Etno and so on is actually not going to support the internet as we know it today. Now the scary part is of course that if we and 100,000 more like us believe the same thing, we still do not have a single vote in these discussions. It's only the UN member states who will have a vote in Dubai at the Wikit meeting, which is what scares me the most. Because the way the UN meeting will play out is that all the countries that are signatories of the ITU will meet in Dubai in December and talk about over 200 proposals. And at the end of the day, there will be a proposal that they will have watered down to something, and then each member state can make an exception. And what you and me are doing is that we're going to trust our government-employed diplomats to do the best negotiations they can on a very technical topic to save us all, right? And we all have that faith in our government, right, don't we? I don't, but I hope you do. But that is the scary bit about the ITU discussion, is that we have no insight or influence on what's going to happen. Anyway, I actually like David's presentation about the open networking initiative. I wanted to say something about it because you talked a lot about the wireless technology and how this will help people build and local networks. And we're owned by a foundation at NetNode, and we do a lot of things. But one thing we also do is help developing nations build infrastructure. And we have worked a lot with Nepal, for example. And in Nepal, this is a very common technology to build access out to the remote valleys, because they simply cannot build wired access, right? And that's the only way they can do it. But I think it's more interesting is that to come a little bit back to my point about this local content, I am from the islands, the archipelago between Finland and Sweden. And you talked about local wireless access, but what they're doing in these small islands is that they're actually doing what you described, but with fiber. They're all getting together, they buy a backhoe together, and they actually dig the fiber down. And again, the reason they're doing it is one, it's easy to dig, so it's cheap, it's relatively small, it's much smaller than what you talked about. But they're all cooperating, and they even now, in one of these islands, there is a coastal defense base, they actually swapped sea fibers with the military, so they can have their own fiber off the island. And because the military wanted fiber on the island, so they could do as well. It's very interesting how this is developing to push the data out to the edge, as you talked about as well with this. Well, I think you talked, the slide said anyway. And I think that's quite interesting to see this developing. I think that's we're going to see a lot more of this happening all throughout Europe. Thank you. Altre domande? Io ne ho 4 o 5 da porre, ma me le tengo per dopo. Grazie. Allora, io sono Simone Basso del Centro Nexa. La domanda è riferita ai IPv6. Sono due. La prima è, la prima parte è di curiosità, cioè come mai gli operatori telefonici non pensano, lei ha detto che ognuno dà un IPv4 per ogni terminale, come mai non pensano di usare dei carrier grade NAT? Ok?
La seconda parte della domanda, diciamo, è più filosofica. Vorrei forse spezzare una lancia, no? A favore degli ingegneri di rete che magari resistono ai PV6. Nel senso, questa ovviamente è la mia visione personale, l'ho studiato e ne ho letto un pochino. A me sembra un esercizio di over-engineering, cioè mi sembra molto complicato e mi spiego nel dettaglio. E vorrei appunto sapere cosa ne pensa lei, no? Visto che è un esperto sull'argomento. In primo luogo, il problema originale da risolvere era, no, la scarsità degli indirizzi. Dunque, non era molto più facile fare una roba evolutiva. So benissimo che c'erano anche delle finalità di ricerca dietro, però quello che vorrei dire come contributo è probabilmente il PV6 non è mai decollato, non solo perché chiaramente hanno trovato il NAT e tutte queste soluzioni, IPsec, no, che hanno permesso di allungare la vita di PV4, ma anche perché era un salto. È vero che dal punto di vista della rete non cambia niente, ma l'intelligenza, come sappiamo, nelle applicazioni, no? Come diceva lei, ci sono tutte le regole di firewall e tutto. Quindi quello che vorrei è proprio un commento anche filosofico sul design. Se lei pensa che il PV6 sia adeguato oppure fosse troppo magari figo, ma appunto per questo non adottabile. Grazie. Ma dunque, considerando ciò che abbiamo a disposizione adesso, il PV6 è l'unica via percorribile. Poi chiedersi se esistevano altre vie può sempre essere così un gioco fattibile, però quello che abbiamo adesso è il PV6. Sul discorso del career grade NAT, almeno in Italia gli operatori non lo possono fare perché è vietato dal decreto legge 109 del 30 maggio 2008. Infatti, quando il 3 febbraio del 2011 IANA finì gli indirizzi PV4, il giorno dopo gli operatori mandarono una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico richiedendo la rimozione di questa legge. Era una richiesta anche sensata, visto che siamo l'unico paese ad avercela questa legge, quindi dice che l'operatore deve essere in grado di riconoscere l'utente in base all'indirizzo IPv4 sorgente e all'ora e al tempo. Se ci si mette di mezzo un NAT, allora bisognerebbe cominciare anche a loggare. FastWeb sostiene, credo falsamente, credo che violi la legge, però non la viola. Il problema sta nel rapporto fra provider e cliente. Il cliente può usare tutti i NAT che vuole, anche in catena. Il provider, però, nel momento in cui arriva da lui la polizia e gli chiede dimmi chi stava usando questo IPv4 pubblico in questo momento, deve essere in grado di rispondere. E quindi se lui ci mette di mezzo un NAT, sarebbe in grado di rispondere qualora loggasse tutto il traffico e qualora la polizia gli dicesse anche il port number sorgente. In mancanza di questo l'utente non sarebbe identificabile e quindi la legge viene violata. In realtà la richiesta degli operatori era legittima, secondo me, anche se era sintomo della loro intenzione di rinviare l'IPv6 all'infinito, e quindi sono anche contento che il nostro governo, seguendo le sue sane tradizioni, non abbia risposto nulla in più di un anno e mezzo. Il discorso complessità di PV6, secondo me, è una leggenda sbagliata. Non è vero che è complesso. La complessità sta nel fatto che deve essere studiato. E però, insomma, se uno ha avuto la pazienza di studiare l'IPv6, l'IPv4 quando era un po' più piccolo, perché non si può studiare l'IPv6 adesso? Non ci sono giustificazioni su questo fatto. Ricordiamoci che dobbiamo studiare. E comunque il problema
riguarda soltanto chi gestisce le reti, l'utilizzatore di internet normale, quello che non ha mai visto un indirizzo IPv4 in vita sua, lui non dovrà mai fare nulla, perché tutto gli si risolve automaticamente. In realtà l'allungamento dell'indirizzo già richiedeva la rivoluzionare tutto, era un'altra cosa, perché tutte le applicazioni andavano riscritte lo stesso, eccetera. E poi comunque chi ci aveva da fare il lavoro grosso l'ha fatto, perché i costruttori di apparati di rete hanno fatto il loro lavoro, i designer di applicazioni l'hanno fatto, i sistemi operativi l'hanno fatto, gli unici che restano sono quelli che avevano da fare il lavoro minimo, proprio gli operatori di rete. Quindi insomma, giustificarli non mi sembra il caso. Altri interventi? In assenza di altri interventi vorrei fare un'osservazione. Allora, un brevissimo intervento mio. Le cose che ci siamo dette oggi sono estremamente importanti, soprattutto in relazione a uno... Non dovrei mai parlare. Ad uno dei punti centrali dell'agenda digitale italiana, cioè quello della banda. grazie. Scusate. Che non mi succedeva. Grazie, Bob. Dunque, poi siamo abituati a leggere delle statistiche, diffuse soprattutto sulla rete, che fanno vedere che l'Italia è uno degli ultimi paesi del mondo dal punto di vista della banda larga. Siamo turbati dal fatto che i giapponesi, i coreani portano 150 megabit al secondo a milioni di cittadini. Io personalmente, sono sempre un po' controtendenza, comprendo perfettamente che una sfilata di moda con la Minetti abbia bisogno di pixel piccoli e di tanti bit per pixel. Questo lo comprendo, però vi sono cose che sono molto più importanti della sfilata di moda con la Minetti. Sto pensando alla rete degli ospedali, sto pensando alla rete delle scuole. Avendo lavorato proprio per risolvere il problema delle lezioni per i bimbi ammalati che quindi non possono frequentare le lezioni, ho scoperto che, ahimè, sia gli ospedali che le scuole hanno una banda in upload irrilevante. Non parliamo dei 10 megabit per due a cui faceva riferimento Roberto Borri, no, ma parliamo dei kilobit, delle centinaia di kilobit al di sopra delle quali non si va, rendendo praticamente impossibile una connessione tra il bimbo ammalato e l'ospedale. E allora le cose che ho sentito mi sono parse estremamente interessanti dal punto di vista delle soluzioni alternative rispetto a quella che tutto sommato a sentimento da incompetente mi pare la migliore, che è quella di potenziare i collegamenti a DSL, visto che i telefoni arrivano dappertutto. E allora vengo alle domande. Prima domanda a Roberto Borri. In quelle piccole aree che tu ci hai fatto vedere nel diagramma, allocate qua e là in modo molto lontano sulla curva, sulla retta dello spettro, quanto larghe sono? Cioè, globalmente, quanti megabit al secondo corrisponde a una
diciamo, delle sei aree che tu ci hai rappresentato, per comprendere quanti utenti posso servire in una determinata area. Sì, il numero di utenti rispetto ai megabit è sempre una formula un po' fuzzi, nel senso che sai benissimo che se uno fa le sommatorie delle bande individuali e poi guarda sul backbone del provider, sono frazioni di quel che servirebbe. Quindi cerchiamo di applicare più o meno lo stesso criterio. Diciamo che attualmente un consolidato di distribuzione di servizio wireless in tecnologia Wi-Fi, secondo lo standard, la banda in frequenza necessaria, la minima, è di 5 MHz, nel senso che lo standard prevede che ci siano i 5, i 10, i 20, i 40 e avanti così. Ovviamente ad ogni banda si associa per definizione una capacità trasmissiva e non solo, però si riduce ad esempio la distanza. Cioè sicuramente quando si fanno collegamenti da 50-80 km si usano i 5-10 MHz, quando invece sei in un ambiente chiuso usi i 40 e fai quei famosi 300 e passa megabit di capacità. Con i 5 MHz a modulazioni robuste si riescono a fare anche dai 6 agli 8 MB, più o meno l'efficienza spettrale è di quell'ordine. Quel grafico mostrava che di 5 MHz ce ne sarebbero tanti, nel senso che avete visto che si parlava da 900 a 3 giga e passa, adesso bisognerebbe riesploderlo, comunque è proporzionale, è lineare, quindi vedete lo spazio residuo. Ma direi che la teoria dice sostanzialmente che in quello spazio in cui si va già nella dimensione delle microonde, praticamente c'è quasi il 90% di frequenze inutilizzate, anche perché sono molto limitate spazialmente e di conseguenza è quello lo stesso fenomeno che avviene sui tralicci di trasmissione, dove le stesse frequenze ISM, che sapete sono limitatissime, quindi ad esempio 2 giga e 4, la condizione ottimale è che vi siano tre operatori, tre canali contemporanei che la usano, invece poi lo usano in 10 o 12, un po' sfruttando i fenomeni di direttività delle antenne che sezionano quindi i segnali, sia banalmente invece riducendo le prestazioni andando in collisione. A me è capitato più di una volta di vedere dei segnali ottimi da un punto di vista della rilevazione del segnale, ma poi il traffico era molto rallentato perché gran parte veniva usato per ritrasmettere. Quindi diciamo che di banda ce n'è in quella proporzione, di 3 bit a hertz, se vogliamo fare una formula abbastanza raggiungibile con le attuali tecniche di modulazioni, e i canali, riprendete, io metterò poi, non so, il materiale verrà distribuito, lo metto a disposizione, vedete dove è bianco, vedete quanto è largo e quella è la frequenza disponibile. Non interferiscono wide range, poi per il fatto che in realtà, come diceva lui, le distanze sono limitate, una base locale che rende possibile il riutilizzo in molte zone diverse delle stesse frequenze, quindi è possibilità. Tra l'altro noi abbiamo fatto, proprio nell'ambito dell'iniziativa che descrivevo prima, alcuni esperimenti di mappatura dei siti, cioè per esempio siti dove il sito del Monte Circeo, che è pieno di antenne di tutti i tipi. Abbiamo fatto una mappatura delle frequenze utilizzate e lì sopra abbiamo fatto una delle prime esperienze che abbiamo cercato di vedere com'era possibile, in un posto per l'appunto molto fitto e molto utilizzato, di usare una software defined radio per ottimizzare l'uso dello spettro a seconda degli orari, a seconda delle cose. Abbiamo costruito questo database, quindi in realtà diciamo così, non c'è una regola fissa per l'utilizzo delle cose.
Noi per esempio abbiamo usato fino a 40 km 20 MHz, riuscendo a trasportare 78 megabit su quei 20 di larghezza. Certo, su quella distanza lì 40 non li puoi usare, appunto, come diceva prima lui. No, comunque la mia impressione spannometrica, anche se costruita sulla base di un'ipotesi scientificamente non corretta, la mia impressione spannometrica è che i megabit per utente moltiplicato, cioè il numero degli utenti moltiplicato il numero di megabit, sia molto più bassa di quella che è disponibile attraverso i collegamenti ADSL. Questa è un'impressione di carattere generale, no? No, perché si può andare molto su con le frequenze, è chiaro che più vai su con le frequenze, più banda hai, ma poi però se il segnale non passa, se si ferma prima, se basta una foglia, come diceva qualcuno prima, per filtrarlo, allora siamo al punto di partenza. Mi permetto di porre un secondo quesito, è rivolto un po' a tutti, ma in particolare anche a Borri. Tra le soluzioni proposte per superare queste difficoltà del momento nel nostro paese, c'è anche quella della comunicazione via satellite. Allora io mi domando, quanto costa una parabola che spara sul satellite, non che riceve, ma che spara sul satellite? A parte il difetto dell'interattività limitata legata ai tempi di salita e di discesa, che sono fastidiosi, come tutti noi sappiamo, e che rendono difficile l'interattività, e a parte il fatto che quando piove poi non ci vedi. Chi è che risponde? Ma io posso rispondere in relazione a quella slide che è stata mostrata, che comunque è anche un sinonimo di un prodotto servizio appunto offerto anche in Italia, non ripeto i nomi, comunque gli operatori li conoscete. Sostanzialmente c'è una soluzione che effettivamente è molto economica e, come avete visto anche sulla slide, l'apparato stesso ormai è abbastanza semplice, sia in termini di consumo sia in termini di auto-provisioning, nel senso che uno dei problemi più grossi sulle comunicazioni satellitari era la rigidità con la quale dovevi comunicare ai NOC satellitari l'attivazione o gli spegnimenti di questi apparati. Ora questo è resto tutto molto più dinamico. Come avete visto, si tratta di avere almeno una dozzina di megabit in down e almeno 4 megabit in up. Tipicamente i costi sono di tipo di affitto, nel senso non te la compri ma fa parte del servizio, e viene a costare tra i 40 e i 60 euro al mese, che per le caratteristiche specifiche secondo me è comunque una buona cosa. È chiaro? Adesso tu parli con uno che riesce ad avere delle risorse ovviamente in modo un po' alterato rispetto alle vendite commerciali, quindi quale sia esattamente l'offerta vi invio ai siti che le dichiarano esplicitamente, però a me interessa sempre di più l'analisi della fattibilità e dell'usabilità di certe specifiche, cosa che prima anche sui sistemi satellitari non erano così garantite. Oggi invece devo dire, avendole misurate direttamente, che queste prestazioni sono ottenibili, il sistema è facile da operare, da installare, costa più o meno su quell'ordine di grandezza, quindi uno lo deve collocare rispetto al proprio ambito applicativo. Cioè, io ti direi tranquillamente che se hai una casa in montagna dove proprio non ci sono altre soluzioni, ti prendi questa e vai da Dio. Dopodiché se sei in altre situazioni, come si diceva prima, evidentemente non è la soluzione ottimale per l'esigenza. La scuola di montagna non la copri, insomma, copri un'aula. Beh, con quel bitrate ad oggi è già una soluzione interessante. Altre domande? Allora facciamo un altro giro rapido per le osservazioni dei relatori. Abbiamo visto un set di problematiche che abbiano commentato di qua. Riguardo, volevo fare un commentario su IP versione 6 che ne abbiamo in Spagna.
Là abbiamo fatto l'sforzo. Noi in quella statistica che ha insegnato Mario, io, no, non ce n'era Spagna, ma eravamo tanto più sotto dell'Italia, tanti anni fa, più o meno. E adesso l'sforzo lo stanno facendo amministrazioni, stanno mettendo IP versione 6 a tutti i siti dell'amministrazione. E poi dopo un altro punto che non abbiamo parlato e che credo che è tanto importante per aggiungere una massa critica di questo, sono le università che ne abbiamo nel paese. Tanto in Italia come in Spagna ne abbiamo una quantità incredibile di studenti che se loro imparano all'università che esiste questa tecnologia, che si può usare e l'università comincia a usare questa tecnologia nei loro lavori, è un buon modo di cominciare a spegnere alla gente di usare IP versione 6. Vabbè, questo era soltanto un appuntamento che volevo fare. Sì, sì, mi piace questo accenno alle università, perché qui torniamo sulla questione della pigrizia, che è stato un po' il leitmotiv del mio intervento. La rete GAR, che è la rete che interconnette tutte le università e gli enti di ricerca, ha abilitato IPv6 nel 2005, quindi dal 2005 il GAR è in grado di fornire IPv6 a chiunque, a tutti i suoi utenti, che poi sono appunto principalmente le università. In realtà in tutti questi anni pochissime utenti GAR hanno approfittato di questa possibilità e stanno cominciando a muoversi solo negli ultimissimi tempi, sempre con molte precauzioni, ma farò qualcosa di pericoloso, eccetera. Quindi, ora, buttare il fango sulle imprese, bisogna starci cauti quando, insomma, facciamo bene anche a guardare in casa nostra, anche da noi, questo IPv6 tende a far paura e in maniera del tutto immotivata. Cioè, del tutto. È chiaro che problemi suoi ce l'ha anche l'IPv6, ma come ce l'ha l'IPv6 ce l'ha l'IPv4 e non per questo diciamo abbandoniamo IPv4, no? Quindi dobbiamo appunto combattere un grosso problema di inerzia e di pigrizia. Poi, non so, ho criticato il wifi di questo convegno, poi ripensandoci, 2 anni fa abbiamo fatto l'IGF Italia al CNR di Roma e lo stesso non avevamo l'IPv6, ecco, quindi il problema è generale, ma non per questo dobbiamo tirare i remi in barca. Grazie. I think I already did my general remark. I don't think I have much to add. I thank you for inviting me. I think again the discussion we had on the local content and local building out of this was the infrastructure session, and I think building more local infrastructure with higher bandwidth and complementing it with wireless or fixed wire and pushing content out to users is where we are going, and I think that's what we have to do to make the internet scale and future application scale as well. A last remark is that one thing that worries me and does keep me awake at night is that even if we understand that infrastructure and development of infrastructure is very important, politicians throughout Europe do not think it's important, and they rather talk about applications and the cool things of the web, and there's very little focus on the robustness and availability of infrastructure, and that is an area of concern for the future. Ma io vorrei chiudere con una sorta di appello, non so bene a chi, perché è una questione che evidentemente si sarebbe dovuta già affrontare nei luoghi e nei tempi opportuni. Però ritengo che sostanzialmente, visto che si è parlato molto di digital dividend, da questo fenomeno della transizione dall'analogico al digitale della televisione, mi sembra di dover rilevare che il dividend, come al solito, è stato fatto in direzioni assolutamente diverse da quelle di ricaduta sui servizi pubblici, perché comunque è stato un asset in più che è stato fornito ad aziende, per carità, che ne hanno bisogno e ne fanno valore, però che hanno in questo modo tolto ad esempio la disponibilità di usare queste frequenze, che effettivamente ce ne sono tante
e potrebbero essere liberate almeno una coppia in banda UHF e una coppia in banda UHF per favorire nelle logiche ISM e di sperimentazioni dei sistemi open spectrum un accesso molto semplificato. Inoltre aggiungo che bastano poche altre modifiche di regolamento per permettere l'estensione di questi fenomeni che abbiamo visto nella pratica, sono gli unici fenomeni che hanno veramente favorito la diffusione di internet. Quindi le altre bande ISM riconosciute in altri paesi che da noi ancora non hanno invece lo status, per cui in qualche modo comunque vedremo apparire oggetti e vedremo apparire servizi fatti in modo piratesco. E questo causa ancora dei danni superiori, perché come al solito chi osa magari accaparrerà clienti di chi non osa, e come al solito all'italiana ci sarà bara onda, mentre con una norma semplice sarebbe tutto regolabile. Altre domande? Altri interventi? Allora tocca a me il compito di chiudere, lasciandovi 10 minuti di tempo per riposare. Chiudo con un'osservazione di carattere generale. Questa mattina abbiamo sentito parlare di una grande contrapposizione, la contrapposizione tra quanto noi amanti di internet sogniamo, abbiamo desiderato da sempre, da quanto affermiamo con osservazioni di carattere ideologico, così sono state definite questa mattina, e invece le esigenze concrete di chi fornisce il servizio, fornisce la banda e così via. I due discorsi sono stati posti in alternativa. Oggi abbiamo imparato che le soluzioni sono tante e che il futuro molto molto vicino, molto più vicino di quanto noi pensiamo, è il futuro nel quale la banda avrà un costo uguale a zero. Già oggi possiamo divertirci a fare dei conti su quanto costa un mail dal punto di vista industriale e scopriremo che un mail costa millesimi di centesimo, per cui la richiesta di pagare email è una richiesta fuori di ogni logica. Mi rendo conto che questo è un drammatico problema per le società di telecomunicazioni, che quindi in prospettiva di che cosa potranno campare. Questo è un problema drammatico che si pone ogni qualvolta nasce una nuova rivoluzione tecnologica, ma i luddisti hanno sempre perduto nella storia. E quindi anche questa volta penso che perderanno, a tutto beneficio però di noi amanti di internet. Grazie.